Buon pomeriggio, ben ritrovati al consueto appuntamento pomeridiano con Punto 13 pomeriggio. Oggi ci occupiamo di politica, ci occupiamo di primarie, ma questa volta naturalmente non sono al centro della nostra discussione di oggi, non sono le primarie del centro-sinistra che già, come dire, sono organizzate e la campagna elettorale va avanti. Parliamo di primarie nel centro-destra che invece dove sembrano esserci ancora lavori in corso, si discute sulle date. Noi di questo vogliamo parlare oggi con il nostro ospite che è qui davanti a me, che saluto subito e ringrazio per averci raggiunto, Massimo Cassano, vice capogruppo PDL alla Regione Puglia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Bene, allora, si può dire ancora, secondo me, molto poco su queste primarie del centrodestra, arrivate, diciamo, come decisione, un po' tardivamente rispetto, insomma, agli eventi che si stanno susseguendo. Il centrosinistra ha un certo vantaggio, se così possiamo dire, dal punto di vista organizzativo. Sono state però lanciate, sono state lanciate anche come motivo di rilancio del PDL in un momento, diciamo, difficile per i partiti in generale, ma anche per il PDL. Possiamo partire però da qualcosa di certo, che è una data, perché il PDL ha deciso che le primarie non si faranno tutte nello stesso giorno in Italia. La data che riguarda la Puglia è il 20 gennaio prossimo. Quindi partiamo dai dati certi, poi dopo magari discutiamo anche sulle cose che, insomma, invece non sono molto certe. Io personalmente non so se sono certi questi dati. Le date, Fino a ieri erano certi, insomma. le date sì, sono state, l'ufficio di presidenza ha deciso e quindi ha dato questi riferimenti a tutto il partito. Ma evidentemente qualcosa non è ancora, qualche fase non è ancora conclusa, perché ogni giorno ci sarebbero delle novità. E quindi noi aspettiamo questo momento delle primarie, che a mio parere sono molto molto importanti, ma io le primarie le farei a tutti i livelli, perché oggi la politica, la vita politica, come ha detto lei, vive un momento molto molto difficile e probabilmente più di qualcuno vorrebbe che si cambiasse la legge elettorale, più di qualcuno vorrebbe scegliersi il proprio candidato, sia come premier, ma anche con la legge elettorale come candidato alle politiche. E quindi credo che questa sia una fase, probabilmente i prossimi 10 giorni saranno i giorni decisivi per avere qualche dato ancora più preciso di quelli dei dati che abbiamo noi. E poi c'è un'incognita, che è l'incognita del giorno delle elezioni. In questi giorni ci sono state Infatti, delle insomma, polemiche. ci sono, insomma, i leader dei vari partiti che sono abbastanza distanti su alcune posizioni. C'è chi preferirebbe l'Election Day, c'è invece chi andrebbe ad aprile, come diceva appunto ieri lo stesso Bersani. Allora, rispetto a queste incertezze, insomma, al fatto che ogni giorno ce ne sia una nuova che cambia quello che si è deciso il giorno precedente, ecco, mi chiedo, chi vive un partito e lo vive, diciamo, in periferia, come nel nostro caso, insomma, Bari non la possiamo considerare veramente una periferia, però comunque, insomma, siamo comunque delocalizzati rispetto a dove si prendono le decisioni, che è appunto la capitale. Ecco, chi è strutturato nel partito e attende di capire, di sapere come vive? Ma me lo chiedo non dal punto di vista politico, me lo chiedo anche dal punto di vista, come dire, umano. Come vive questi momenti di, grande, possiamo dirlo, confusione? Sì, c'è grande confusione in effetti. Noi non possiamo far altro che continuare a lavorare sul territorio e quindi occuparci di quelle che sono le tematiche che interessano i cittadini di questa regione, perché non abbiamo la possibilità di decidere
e quindi dobbiamo aspettare, non la viviamo bene questa situazione di incertezza. Però credo che il tempo sia sufficiente per, nel caso ci fosse la scadenza naturale, credo che il tempo sia sufficiente per organizzare delle primarie del PDL e fatte magari anche in maniera diversa, così come è stato detto dal nostro segretario nazionale, fatta all'americana. Credo che il tempo ci può dare una mano in tal senso. Se invece, anche se non ce n'è poi così tanto, insomma, se le cose dovessero andare come si... Se dovessimo iniziare a dicembre, i primi di dicembre, credo che nel giro di un paio di mesi avremmo il candidato premier del centrodestra e quindi del nostro partito. Se poi c'è l'incognita delle elezioni anticipate, allora questo è un altro caso e quindi tutti quanti noi evidentemente faremo qualcos'altro rispetto a quella data. Bene, sentiamo che cosa ne pensa. Dovrebbe essere collegato telefonicamente con noi Filippo Melchiorre, che avremmo voluto in studio, ma che è a Firenze. Massimo, a tutti. Grazie, sì, anche se sentiamo poco, dicevo è a Firenze per un impegno con l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Bene, Melchiorre, allora, rispetto a questa incertezza di cui parlavamo appunto con il consigliere Cassano poco fa, perché insomma fino a ieri sembravano veramente certe le primarie, adesso invece sono di nuovo rimessa in discussione sia dalla data delle eventuali politiche sia anche vabbè, dalla solita incognita che è l'incognita B, l'incognita Berlusconi. Certo, io saluto Massimo, saluto tutti i telespettatori, saluto te. Noi siamo, dicevo, impegnati con il sindaco di Viterbo Stefano Chiovrosso, che è rappresentante dell'ufficio di presidenza dell'ANCI, al comitato direttivo dell'ANCI, dove si sta parlando, diciamo, di quello che è un grossissimo problema, che è riconducibile anche alla domanda che tu mi hai fatto. In questo momento i comuni sono veramente, come dire, alla frutta, non hanno più le risorse minime per poter, come dire, proseguire l'attività dal sociale, le infrastrutture, la viabilità, la manutenzione delle scuole, e questo dipende, diciamo, da una mancanza di comunicazione con il governo. Ecco perché, diciamo, la data delle elezioni immagino sia diciamo, quanto prima, perché insomma l'aria che si respira oggi tra tutti i sindaci d'Italia va in quella direzione, e il 21 a Milano ci sarà una mobilitazione di tutti i sindaci proprio contro il governo, contro il comportamento del governo. Questo è un clima ovviamente di incertezza nel quale diciamo, chi fa l'amministratore sia in maggioranza che in opposizione, con spirito di responsabilità, così come fa il collega Massimo Cassano, che diciamo, è sempre impegnato sul territorio. Ecco, io penso che le primarie del PDL debbano, se si fanno o meno, diciamo, dipenderà dai vertici nazionali, però diciamo, andranno a sancire un principio, che coloro i quali sono impegnati sul territorio, coloro i quali prendono i consensi, coloro i quali, come dire, il consenso di responsabilità ogni giorno cercano di dare delle risposte, è giusto che diciamo, in queste primarie abbiano un ruolo. E il PDL è chiamato veramente ad una rivoluzione, a un terremoto positivo, verranno messi al centro l'attenzione i cittadini, ma soprattutto le persone che con i cittadini ci parlano e ci parlano ogni giorno. Penso sia questo il messaggio più importante, diciamo, delle primarie, dalla volontà di fare le primarie, perché dobbiamo ripartire anche con delle persone nuove, molte di queste, diciamo, hanno dimostrato probabilmente di non essere all'altezza della situazione, c'è bisogno di riformare una classe dirigente. Ecco, penso che ripartire da persone che diciamo, lavorano ogni giorno sia, come dire, il faro al quale tutti quanti si devono ispirare.
Bene, grazie. Mi chiedo che cosa accadrebbe all'interno del centrodestra nel caso in cui, nel centrodestra che a questo punto possiamo dire ha seriamente puntato sulle primarie, parlo naturalmente del segretario Alfano che ha persino detto ci metto la faccia, che cosa accadrebbe se invece alla fine non si facessero? Insomma, dal punto di vista politico non sarebbe proprio un bel segnale in questo momento per il Paese, sia che non si facciano a livello locale, ma soprattutto ovviamente perché di lì parte tutto, insomma, che non si facciano a livello nazionale. Insomma, io fossi strutturata nel partito, mi sentirei colpita in prima persona, insomma, rispetto a quello che poi il lavoro che bisognerà fare in Italia, ma sul territorio tutto. Siete d'accordo? Ecco, Cassano e poi Melchiorre. Beh, credo che ci sono qualche problema, ce l'abbiamo, però riteniamo oggi di avere un segretario nazionale che ci rappresenta molto bene, che è molto giovane e che ha la possibilità anche di dare una svolta, come ha detto Filippo prima, di dare una svolta all'interno del partito. C'è bisogno di rinnovamento, c'è bisogno di una classe dirigente rappresentativa che possa rafforzare ancora di più il nostro coordinatore nazionale. Credo che siamo sulla strada giusta, l'unica speranza è che veramente cambi la legge elettorale. La legge elettorale con quello le preferenze credo che sia il punto di snodo. Ci permetterebbe di creare attorno al nostro coordinatore nazionale una classe dirigente che rappresenti veramente il territorio. In questo momento un po' tutti i partiti soffrono di questa legge elettorale. Io sento belle parole da parte di tutti, tranne che dal Partito Democratico che non vuole le preferenze, e questo è un danno veramente importante, soprattutto per la classe dirigente, anche del Partito Democratico, che nei giorni scorsi ha sollevato il problema ai consiglieri regionali, hanno creato un problema al coordinatore regionale, ai vari deputati, perché vorrebbero fare le primarie anche per la candidatura alle politiche. Quindi è un'esigenza di tutti. Non capisco e non capiamo il perché non si cambi in fretta questa legge elettorale che tutta la cittadinanza italiana ha bisogno. Bene, Melchiorre. Pronto? Sì, allora dicevamo, insomma, non vi sentite in qualche modo colpiti, insomma, da questa situazione che, appunto, come diceva Cassano giustamente, è un'esigenza avvertita da tutti, quella di questa nuova, per voi naturalmente, modalità di scelta della classe dirigente, ma non si capisce perché, insomma, ci sono, insomma, spinte e forze che probabilmente non le vogliono queste primarie, diciamocela tutta. Beh, io penso che, insomma, è singolare che a parlare a favore delle primarie, non solo per il premio, la candidatura a prendere, ma anche a livello locale, siano delle persone, ritorno a dire, come Massimo, come me, come Stefano che è qui a Firenze con me, che sono radicate sul territorio, che ogni giorno rappresentano, come dire, il corpo intermedio. Ecco, noi se a livello nazionale non si dovessero ottenere per un fatto di tempo, ci batteremo affinché questo avvenga a livello territoriale, cioè noi dobbiamo segnare una svolta al modo di far politica del passato, perché solo così si danno delle risposte concrete ai cittadini. Questo lo dico anche utilizzando un gergo un po' calcistico, quando se la legge elettorale fosse stata adottata in passato da tutti i partiti come fa un allenatore che mette gli 11 giocatori in campo più bravi, ecco, questo problema non ci sarebbe, perché non ci sarebbe stato uno scollamento con i cittadini. Il fatto che se l'allenatore invece avesse messo i migliori giocatori, questo tipo di problema non ci sarebbe stato, poiché la maturità dei partiti non è stata in grado di percepire questo malessere, e allora c'è bisogno di altri strumenti, e le primarie sono degli strumenti che servono a trovare, a indicare i migliori candidati, cioè quelli che ogni giorno, a me piace
usare questo termine nel senso più nobile della parola, siano su un marciapiede, cioè che vivano insieme le tensioni, i problemi della fine del mese, diciamo, certo, e che abbiano facciano una sorta di front office con il cittadino ogni giorno, non negli ultimi giorni prima della campagna elettorale. Siamo stanchi, credetemi, siamo stanchi di vedere quei politici che sorridono e si imbellettano gli ultimi giorni e si fanno rivedere. Vogliamo riformare dal centrodestra una classe politica diversa, capace di saper parlare con tutti ogni momento, anzi dal giorno dopo delle elezioni, non dal giorno prima. Dicevo, Dio solo sa di quanta concretezza hanno bisogno i cittadini, soprattutto in questo momento, ma come si sta organizzando il centro-sinistra continueremo comunque a parlare di primarie subito dopo la pubblicità, ci vediamo tra poco. Rieccoci in studio, appunto 13 pomeriggio, stiamo parlando di primarie, lo stiamo facendo qui in studio con Massimo Cassano, vice capogruppo PDL alla Regione Puglia, stiamo parlando di primarie del centrodestra e lo stiamo facendo in diretta telefonica con Filippo Melchiorre, consigliere comunale di Bari, sempre PDL. Abbiamo parlato nella prima parte di questa incertezza, si faranno, non si faranno, insomma sembrava fino a questa mattina che ci fossero delle date da cui partire, ma appare insomma che le cose stiano nel frattempo cambiando. Invece il centrosinistra si organizza sulle primarie ormai come metodo diciamo collaudato e i lavori sono assolutamente insomma in una fase spedita. Vediamo allora in questo servizio le prossime mosse del centrosinistra e soprattutto del PD. Una girandola di date e ipotesi elettorali in queste ore, ma le uniche date certe sul calendario sono quelle delle primarie del centrosinistra e quelle del Popolo delle Libertà. Se per i primi gazebo i seggi si apriranno domenica 25 novembre per il primo turno, per il PDL invece le consultazioni di primo livello per scegliere il leader del partito e candidato alla guida del paese si svolgeranno a più riprese a seconda delle regioni. In Puglia il Popolo del PDL si esprimerà domenica 20 gennaio. Nel frattempo i big di entrambi gli schieramenti sono in campagna elettorale, anche se nel caso del PDL la macchina organizzativa è un passo indietro al centrosinistra perché il partito di Silvio Berlusconi ha da poco ufficializzato di voler fare le primarie. Intanto da oggi parte una due giorni pugliese per il segretario del PD Pierluigi Bersani, uno dei cinque candidati alle primarie del centrosinistra con Vendola, Renzi, Puppato e Tabacci. Bersani stasera sarà a Foggia, mentre domani alle 10 incontrerà il sindaco di Bari Michele Emiliano, quindi il leader dei democratici sarà Polignano e Monopoli, prima di far ritorno a Bari per un incontro con i giovani alle 15 e chiudere un comizio in piazza San Ferdinando alle 18.30. Ecco, questa la due giorni, diciamo, tutta pugliese di Pierluigi Bersani. Cassano, se lei fosse dello schieramento opposto, cioè se lei fosse nel centrosinistra, alle primarie per chi voterebbe? Beh, tra i cinque candidati sicuramente più degli altri Renzi. Renzi o Tabacci, probabilmente. E lei, Melchiorre? Io concordo con Massimo Renzi perché è un segno di discontinuità col passato, cioè questa classe dirigente ha dimostrato di non essere all'altezza della situazione, quindi c'è bisogno di rottamare, formattare, utilizziamo tutti i termini, c'è bisogno di rimodulare un'offerta politica e probabilmente Renzi più degli altri è il meno peggio, diciamo, per quanto mi riguarda, ovviamente essendo dall'altro lato, diciamo, è colui il quale che è in grado di interpretare questo malessere. Bene, vediamo invece che cosa pensa delle primarie del centrodestra, come le interpreta e come le vede il senatore Gaetano Quagliariello che è stato a Bari qualche giorno fa e noi lo abbiamo intervistato. Certamente anche le stesse primarie non è che risolvono tutto, ma servono a mettere nuovamente in contatto in maniera permanente il PDL col suo mondo. Fin qui il contatto si è stabilito attraverso le veline dei giornali, i gossip e i colpi bassi.
che vari protagonisti della nostra storia si sono scambiati. In questo modo l'elettorato si disorienta ancora di più. Credo che le primarie servono a questo, a fissare un perimetro all'interno del quale avviene un confronto, non interno, ma innanzitutto un confronto con la società civile. Bene, questo è quello che pensava il vice capogruppo al Senato del PDL Gaetano Quagliariello. Veniamo anche un po' ai temi di casa nostra, diciamo, perché insomma sarà poi tutto un effetto domino, se ci saranno insomma le politiche, ci saranno anche le regionali, poi ci saranno anche le comunali, eccetera. Quindi ci sono lavori in corso nel centrosinistra già da un po', lavori in corso sulla scelta, sull'individuazione degli possibili eventuali e potenziali candidati, per esempio alla Regione Puglia. Si parla anche di potenziali candidati e si fanno anche dei nomi per quel che riguarda il comune. Invece i miei ospiti, sia qui in studio che al telefono, per quel che riguarda le elezioni locali, che cosa hanno deciso? Allora, cominciamo con Cassano. Perché si è spesso parlato di lei come possibile, eventuale, probabile anche candidato sindaco per la città di Bari, del centrodestra ovviamente. Ma credo che il ragionamento che abbiamo fatto prima, sia io che Filippo, porta ad un risultato, l'esigenza, la necessità di far scegliere il proprio candidato ai cittadini. Ecco perché credo che le primarie debbano essere utilizzate anche a livello a livello comunale e anche per i deputati eventualmente, insomma, per la scelta dei deputati, ma tutti i livelli. Noi riteniamo che sia utile il confronto con i cittadini, devono essere i cittadini e la nostra parte politica a scegliere il loro rappresentante. Ecco, dare la possibilità a tutti quanti noi. E questo accade nella fase in cui ci siano insomma dei candidati alle primarie. Ma lei si candiderebbe alle primarie del centrodestra per la città di Bari? Non ci ho pensato ancora, ci sto è pensando. È prematuro? Sì, è prematuro e credo che ci debba essere prima un confronto con la nostra classe dirigente, con tutti coloro che vogliono, ambiscono a svolgere quel ruolo. Dopodiché la scelta toccherà ai cittadini. È una domanda un pochino imbarazzante sotto certi aspetti, ma in questo momento di confusione dove non sappiamo veramente quando si voterà, se si voterà nel 2014 o se si voterà prima, perché non dimentichiamo che la scadenza delle comunali e della città di Bari è il 2014, per quanto riguarda le regionali è il 2015. Però siccome si sta parlando da tempo che ci sono ambizioni da parte del sindaco di questa città a svolgere un ruolo, è chiaro che se si dovesse capire questa ipotesi, allora si dovrà intervenire e decidere cosa fare. I giochi non sono ancora maturi neppure per lei, Melchiorre? Anch'io concordo con Massimo. Noi dobbiamo sottrarre il potere a una parte del potere ai partiti e assegnarlo nelle mani dei cittadini, e quindi noi dobbiamo creare dei momenti nei quali voglio pensare agli stati generali, voglio pensare un po' come sta facendo Renzi con la Leopolda qui a Firenze, cioè dei momenti nei quali parlare di programmi e solo dopo aver affrontato i programmi, come dire, trovare il modo attraverso le primarie di candidare il migliore dei nostri candidati. Ecco, io dico diversamente da quello che si è detto in passato, cioè un centrodestra, specie in terra di Bari, ha ritrovato una sorta di armonia, anche per un fatto di carattere solo pratico, solo sommando degli addendi si riesce ad ottenere un risultato, mentre noi in passato, in virtù anche di liti che non hanno avuto nessun senso se non allontanare le persone, il nostro mondo dal centrodestra, solo attraverso la somma possiamo arrivare ad un consenso tale da poter amministrare, governare questa città. Noi riteniamo di avere cervelli, di avere professionalità, di avere tanti ragazzi e meno ragazzi disponibili a mettersi in gioco, molti rappresentanti della società civile e quindi riteniamo di avere i numeri per poter amministrare in un momento, tra le altre cose, come dicevo prima, non molto facile nella gestione della cosa pubblica, che ci sono poche risorse, quindi solamente dei buoni amministratori possono
consentire di portare avanti quello che è, ripeto, dei bilanci disastrati degli enti locali. Vorrei aggiungere una cosa rispetto... vorrei aggiungere una cosa rispetto a questa domanda. Tra l'altro credo che sia che tutta la città oggi abbia veramente l'esigenza di cambiare. Questa città, la città di Bari, sta soffrendo molto una serie di problemi, dalla delinquenza alla sporcizia, al mancato sviluppo, alla chiusura delle attività commerciali, alle promesse mancate a tutti i livelli. Cioè, l'esigenza è più della città. Cioè, per noi prima si va a votare nella città di Bari e per la città di Bari meglio è, perché vive il peggior periodo della storia questa città. Non è mai successo che questa città si trovasse a combattere giornalmente tutto il degrado. Ci sono delle sciocchezze, si parlava di topi, qualcuno ci ha pure scherzato sui topi nella città, ma è vero, io personalmente sul citofono di casa mia mi sono trovato un topo. Quindi scherzare su questa cosa è una cosa scorretta da parte di tutti. Ecco perché credo che l'esigenza sia più della città. Prima si vota in questa città e meglio è. Tra l'altro a livello politico si registra anche uno scollamento, se così possiamo dire, in questo momento tra il sindaco e la sua stessa maggioranza, e forse insomma Melchiorre può essere in qualche modo insomma portatore. Testimone consapevole di questo. Io dico, aggiungo un'altra cosa. Tu stesso nella trasmissione si è parlato anche di quelle che potrebbero essere le candidature future del sindaco di Bari e dell'attuale presidente della regione. Ecco, questo non giova alla città, non giova alla nostra regione. Cioè, sentir parlare ogni giorno di un candidato presidente della regione che si candida ad altro, un presidente della regione che si candida a fare il candidato ad altro, o di un sindaco che si candida ad altro, non è rispettoso di quello che è il mandato che i cittadini gli hanno assegnato. Cioè, l'amministratore deve occuparsi di amministrare la cosa pubblica per la quale è stato votato, mentre dal giorno dopo dell'elezione, sia per ciò che riguarda Vendola, sia per ciò che riguarda Emiliano, si facevano nomi e cognomi, si è parlato sempre di altro. Ecco, e questo porta a non attenzionare la propria concentrazione e il proprio agire sui problemi, così come Massimo diceva, della nostra città. Se un sindaco si occupasse solo di questo, probabilmente, e non girasse la Puglia, o per il caso di Vendola non girasse l'Italia, probabilmente questi problemi sarebbero affrontati con uno spirito diverso. Ecco, noi chiediamo agli amministratori di fare solo quello per il quale sono stati votati, e diversamente, la cosa pubblica poi diventa marginale, diventa uno strumento, un trampolino per fare altro. Si rischia insomma di essere sempre in campagna elettorale, di essere continuamente in campagna elettorale senza mai poi occuparsi le cose per le quali ci si candida. Il tutto candidato, il tutto presidente non deve appartenere a un amministratore. L'amministratore deve essere votato e votato per fare delle cose, per dire fare, non solamente per poi candidarsi ad altro. Ecco, questo pensiamo al centro-destra, che non sia un elemento di serietà dal punto di vista politico. Va bene, grazie a Filippo Melchiorre, grazie a Massimo Cassano. Noi siamo veramente in chiusura. Voleva aggiungere qualcosa? 10 secondi, perché sono fuori tempo. 10 secondi massimo. Per fare un esempio su quello che è stato detto. Io nel mio ufficio in regione ho un presidio permanente degli ex dipendenti delle CCR, per esempio, che oggi non trovano un interlocutore per portare avanti quelle che sono le loro esigenze. Purtroppo non c'è il presidente della regione, non esiste, non si vede, non si trova. Quello che diceva Filippo è giusto. Noi abbiamo, questa città e questa regione ha bisogno di una interlocuzione continua, e questo negli ultimi anni manca, e credo che non sia giusto nei confronti di nessuno. Bene, grazie. Allora, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione di Antenna Sud questa sera alle 19.13. Arrivederci. Grazie ai miei ospiti, grazie Melchiorre, grazie Cassano. Grazie a voi.